assordante. E poi, poi gli urli, gli urli. Credevo fossero due moto che andavano e tutto in una volta ho sentito la fine del mondo e mi sono tremati i vetri e fu terrazzo che fumavo. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, tre Porsche Carrera della 1000 miglia con targa tedesca stavano sfrecciando ad alta velocità sulla statale 72 tra Rimini e San Marino, quando il conducente di una di queste, non accorgendosi del semaforo rosso, avrebbe provocato un incidente coinvolgendo due auto. Lo scontro, che ha generato due feriti, è avvenuto mercoledì sera poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata che hanno soccorso le vittime, i conducenti delle due auto che si sono visti piombare addosso la Porsche, trasportandole al pronto soccorso riminese con un codice di media gravità. L'autostrada che vanno a palla, gli abbiamo violato le luci da qui fino al semaforo. Tanto più luci fisse perché stavano passando col rosso. Gareggiavano? Per me sì. Il luogo del sinistro è stato raggiunto dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia stradale che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi di rito per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Sempre stando alla testimonianza di un presente, su una delle auto sportive non coinvolta nello schianto si trovava una dashcam che avrebbe ripreso la scena, ma della quale poi sarebbe sparita la schedina di memoria.